Carissimi amici di Safe Drive, ben ritrovati con un altro appuntamento con la rubrica e il nostro progetto Tester per un giorno. Beh, lo avrete sicuramente capito, la protagonista a quattro ruote di oggi, ve l'abbiamo già presentata nelle scorse puntate, è la nuova Honda CR-V. La vediamo qui alle mie spalle con tutta la sua possenza, insomma, una vettura davvero di grande carisma e sportività. Ma sarà Andrea Lanzone che io chiedo di raggiungermi. Ciao Andrea. Ciao Alice, ciao a tutti. Andrea Lanzone è il nostro tester per un giorno di oggi, ha avuto l'opportunità insomma di testare la Honda CR-V, l'abbiamo già un po' messa alla frusta prima di arrivare qui a Cornegliano sì. Bertario. Allora Andrea, intanto conosciamoci un po' meglio, tu da dove arrivi e di cosa ti occupi nella vita? Sì, sono Andrea, ho 37 anni, sono papà di Tommaso e compagno di Claudia. E mi occupo di web marketing, aiuto aziende e professionisti a promuoversi meglio online per trovare nuovi clienti e fare più vendite. Ecco Andrea, però tu hai un passato molto importante dal punto di vista dei motori, perché il papà, se non sbaglio, è proprietario di una concessionaria, quindi tu mi dicevi che fin da piccolo hai avuto modo di testare tantissime auto e che ogni sei mesi sei stato uno dei posti fortunati. Sì, esatto, mio padre è un concessionario d'auto e è sempre stato un meccanico, quindi in tutta la mia vita, fin da quando avevo 18 anni, ma anche prima, quando ero ragazzino, ho sempre cambiato un'auto, ogni sei mesi ho sempre avuto l'opportunità di avere un'auto nuova e quindi testare un po' tutte le auto. Bene, quindi sei il tester perfetto per andare a provare la nuova Honda CR-V, immagino che tu sia anche un po' insomma curioso di capire come si comporta, quindi la parola ora è tua, io ti lascio davanti alle telecamere per provare questa nuova auto. Oggi parliamo della nuova CR-V Honda, l'ultima nata di casa Honda, un SUV che in questa versione tira fuori veramente i muscoli. Quest'anno i tecnici Honda hanno veramente alzato l'asticella e hanno voluto mostrare il DNA fuori strada di questa auto. Lo possiamo vedere sicuramente dalla mascherina anteriore con il logo Honda cromato grande in evidenza. Anche questa nuova generazione di CR-V mantiene sempre il suo caratteristico tetto spiovente e rimangono sempre generose anche le dimensioni. Parliamo di una lunghezza di 4,6, di una larghezza di 2,1 e aumenta anche il passo di ben 4 cm. Generose anche le dimensioni di carico di questo bagagliaio, che nella configurazione con 5 posti garantisce 560 litri di carico, mentre con i sedili abbattuti garantisce più di 1100 litri di carico. Litri che aumentano ancora se viene eliminato il piano sottofondo. Ma parliamo ora del motore di quest'auto. Abbiamo avuto l'opportunità di provare il 1573 cavalli con cambio automatico e trazione integrale e devo dire che si è comportato veramente molto bene, soprattutto con il cambio in configurazione sport, che è riuscito a garantire un buon spunto soprattutto nel misto. Per quello che riguarda i consumi invece, Honda dichiara una percorrenza di 14 km con un litro di carburante e un consumo di 170 g di anidride carbonica per ogni chilometro percorso. Ma vediamo adesso quali sono le caratteristiche dell'abitacolo e come si comporta su strada. Parliamo ora degli interni di quest'auto, che mi hanno veramente lasciato soddisfatto. Pelle sul volante, pelle su tutto il cruscotto e radica, anche se finta, ovunque, che dà quel tocco di classe che veramente ho apprezzato. Poi è una comodità veramente estrema. Grazie al Honda Connect è possibile collegare i propri apparati Apple o Android per avere praticamente il proprio telefono proiettato nello schermo a 7 pollici che si ritrova al centro della plancia. Oltre a questo abbiamo tutto quello che è il reparto sicurezza che Honda mette a disposizione. Parliamo quindi di tutti quanti quelli che sono i congegni di sicurezza attiva. In particolare sono due quelli che mi hanno veramente lasciato sorpreso. Sono il primo, quello che consente di mantenere la carreggiata, quindi l'auto automaticamente ti avvisa quando stai andando al di fuori della carreggiata e ti aiuta a riportarti al centro. E seconda è quella dell'aiuto per diminuire il rischio di collisione, quindi l'aiuto di frenata quando ci sono degli ostacoli all'interno della carreggiata.
piccola chicca che io ho apprezzato moltissimo è la telecamera posteriore di assistenza per la retromarcia. Certo non è una novità perché si trova in tantissime auto, qua però dà addirittura la possibilità di vederlo secondo tre punti di vista differenti, quindi più ampio, più stretto e addirittura anche molto ravvicinato per quando uno deve parcheggiare ci sono vicini paletti. Ed eccoci quindi giunti alla fine della prova di tester per un giorno, l'ultimo tester per un giorno del 2018. Ma Andrea, sono curiosa di sapere da te come si è comportata la CRV alla guida. Ma mi è piaciuta molto, devo dire, il comfort massimo, fluidità di guida, anche nel fuoristrada leggero che abbiamo provato, l'altezza a terra mi ha veramente aiutato in alcuni passaggi. Devo dire che è una macchina che comprerei veramente. Ecco, poi peraltro siamo stati anche fortunati dal punto di vista del meteo, perché in una giornata insomma di dicembre comunque splende questo sole che è anche un po' caldino, c'è un po' di vento, ma pazienza. Insomma, poi abbiamo anche avuto la fortuna di testare la Honda CRV con l'allestimento più ricco della gamma, ovvero l'Executive, e che ha un listino prezzi di circa 35.000 euro per l'appunto nel modello con la trazione integrale e il cambio automatico CVT. Ricordiamo inoltre che Honda è una vettura perfetta per le famiglie, anche perché per la prima volta è disponibile anche con 7 posti. Bene, allora io Andrea ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie a voi per l'opportunità. Complimenti da parte mia per le tue capacità insomma descrittive e giornalistiche. Io ricordo a tutti i telespettatori che ovviamente l'iniziativa Tester per un giorno non si conclude nel 2018, prosegue come ormai da anni, continuate ad iscrivervi. Ora Andrea avrà anche l'opportunità di scrivere un articolo che verrà pubblicato sul mensile Automobilismo e anche sul portale pitstopadvisor.com. Ricordiamo poi che la prova di oggi verrà anche caricata ovviamente sui nostri canali social di YouTube e sul nostro sito internet e anche sul magazine Fuori Giri all'interno della pagina web del quotidiano Il Giornale. Quindi Andrea, grazie di nuovo, io saluto i nostri telespettatori e alla prossima, ciao! Ciao a tutti!